dedicando totalmente la sua esistenza insieme al marito all'ossessione, una vera e propria ossessione per la collezione delle opere d'arte. Riuscirono a collezionare 2.500 opere, e non è poco, perché stiamo parlando del periodo dei primi anni 20, quando il collezionismo, nel periodo tra le due guerre, ha totalmente un nuovo aspetto rispetto al precedente.